E questo è il lavoro di mesi fatto appunto dagli studenti e da chi ha collaborato appunto per realizzare un pezzo della nostra storia che non c'è più in parte, ma che continua comunque con il lavoro di tante persone che oggi hanno anche conservato questo, cioè tutti questi ricordi. Lascio la parola al sindaco. Poche parole intanto per dare a tutti voi il benvenuto a essere qui, saronnesi e non saronnesi, vedo che qualcuno è sicuramente originario di Saronno, qualcuno no, e soprattutto i più giovani, perché loro non ricordano e purtroppo non hanno avuto la fortuna di conoscere la Saronno che invece i nostri più anziani e anche noi, e per l'amor del cielo, quindi qualche cappello bianco cominciamo ad averlo, ricordiamo Saronno come era una volta. Il titolo, se guardate sui manifesti, comincia con "C'era una volta", è come una bella fiaba che incomincia sempre così, ma questa non è una favola, questa è la realtà della Saronno che fu, che purtroppo è andata a perdersi, ma che grazie alla caparbietà, devo dire, dei saronnesi, e anche in questo momento a chi ha organizzato questa ennesima mostra così bella, così ricca, e devo dire anche per certi versi ci consegna le immagini, le frasi, le poesie, dico le poesie perché è stato all'interno di questa grande occasione da Giuseppe Radice, che penso e spero possa arrivare dopo, il nostro poeta, il nostro amico Giuseppe Radice, scritto l'ennesima fatica, l'ennesimo libro, Il ritorno nei campi, che ci consegna le poesie, le voci, i colori, i profumi anche in questo libro della Saronno che fu. Perché dico queste cose? Perché Radice, anche il termine, anche il nome di Giuseppe, è un tornare alle radici della nostra città, a cui tutti siamo molto affezionati, non solamente noi che siamo nati a Saronno, ma anche quelli che sono arrivati dopo. Allora, dicendo queste parole, credo che tutti noi vorremmo consegnare ai più giovani, alle generazioni future, la storia, un pezzo della storia di Saronno, perché tutti la portino dentro e partendo dalle radici, partendo da quella che Saronno è stata e ha rappresentato per ciascuno di noi in tutti i sensi, dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico, le lotte, le battaglie che sono state compiute negli anni scorsi, pensiamo anche alle guerre che ci sono state anche a Saronno, la resistenza durante l'ultima guerra. E da lì è nata la nostra democrazia. Questo non trascuriamolo, soprattutto alla luce anche degli ultimi episodi che ai noi stanno accadendo in Saronno e nel circondario. Questo lo devo dire perché è importante che sappiamo che non dobbiamo abbassare la guardia e non dobbiamo abbassare la testa. Allora dicevo che il ritorno nei campi, l'agricoltura, la campagna che c'è stata a Saronno e che oggi in parte è ancora conservata e che le amministrazioni comunali, le precedenti e direi questa e soprattutto mi auguro le future, dovranno impegnarsi a far sì che non si vadano a perdere quelle cortine agricole che ci sono ancora e che devono essere preservate e consegnate al futuro. Il libro di Giuseppe Radice e anche le foto che vedete, gli scritti appesi alle pareti, nei pannelli, vanno a raccontare la Saronno di un tempo, come dicevo, e la storia della povera gente, la storia di quanti hanno lavorato nei campi, un lavoro duro, faticoso, ci si alzava la mattina, si tornava a tarda notte finché il sole calava. Bene, allora la storia l'hanno scritto le persone umili, facendo davvero fatica, sudando nei campi. Questo lo dicevo anche giovedì sera in occasione della presentazione del libro di Giuseppe Radice. E allora,
credo che questo debba essere il messaggio che ciascuno di noi debba ricevere e tenersi dentro, per preservare la Saronno che fu e consegnarla alle generazioni future. Ognuno di noi deve fare la propria parte, l'amministrazione ma anche i cittadini tutti, le tante associazioni e le persone che oggi andiamo a ringraziare per averci consegnato questa meravigliosa occasione della storia di Saronno che parte dalla campagna. Concludo ringraziando in particolare chi si è occupato di questa mostra e abbiamo qui vicino Patrizia che è stata l'artefice insieme ai suoi collaboratori della realizzazione, proprio fisicamente la realizzazione della mostra, andando a fare anche un lavoro, lei che viene dall'archivio e che si cura dell'archivio del Comune di Saronno, un lavoro di ricostruzione e di ricerca. Un ringraziamento all'ufficio al settore culture, la dottoressa Saccardo e poi Cecilia Cavaterra che è l'assessore alle culture, che prenderà poi la parola. Non è un caso, ma pensate un po', dicevo prima Giuseppe Radice, il ritorno alle radici. Il sindaco che vi parla, Porro, quindi viene dalla terra, adesso do la parola a Cavaterra. Grazie. Chiaramente il mio cognome, anche se non è lombardo e né tantomeno di Saronno, però indica le origini della mia famiglia e mi associo subito ai ringraziamenti che il sindaco ha fatto al personale dell'ufficio archivio, in particolare a Patrizia, a Paolo e anche ricordiamo l'architetto Landoni, so che ha dato un gran contributo. Io vorrei appunto sottolineare l'importanza quindi di un archivio che non deve essere pensato semplicemente come un luogo fisico dove raccogliamo dei documenti, ma deve essere pensato come un luogo che raccoglie la storia. In particolare Saronno ha una storia, nasce contadina e questa mostra, come anche le altre che l'hanno preceduta, dà appunto un'immagine, dà un recupero della storia della nostra città che altrimenti verrebbe dimenticata via via con gli anni. È anche importante il lavoro che è stato fatto con le scuole, con i ragazzi che hanno potuto vedere che cosa è un archivio, che cosa vuol dire leggere un documento. Quindi, come potete vedere, ad esempio, io credo che sia interessante, i mestieri a Saronno dal censimento del 1861, recentemente abbiamo fatto il censimento qua a Saronno, ma dei censimenti, diciamo, un pochino più artigianali, per così dire, si facevano anche in passato. Quindi studiare, sapere come sono cambiati i mestieri qua a Saronno, poi da contadina ha vissuto anche un'altra epoca, un'epoca industriale di grandissimo sviluppo, è importante per capire poi che cosa ora, qual è la nostra realtà e sperare di trovare magari qualche risposta ai problemi per il nostro futuro e soprattutto il futuro dei nostri ragazzi. Quindi concludo semplicemente, sono molto contenta di vedervi così numerosi e insomma affezionati a questo tipo di iniziative. Saranno nei mesi diciamo primaverili anche l'altro appuntamento con Associazioni in Piazza, dove anche lì abbiamo una rievocazione storica sempre a tema, sempre della Saronno di 100 anni fa, molto più popolare, molto più folcloristica, che è un altro aspetto rispetto a questo, che invece ha una sua valenza storica importante, e quindi spero che possiate apprezzare entrambi gli aspetti di questo recupero storico. Grazie. Adesso volevamo consegnare un piccolo segno a chi appunto ha collaborato per dare vita a questa mostra e la scelta di questa immagine è legata a un documento che ho trovato in archivio comunale e riguarda un diploma che era stato fatto nel 1913 per l'esposizione zootecnica. Mi sembrava un'immagine giusta per questa occasione ed è disponibile eventualmente se dovesse interessare a qualcuno, visto che sono passati 100 anni e il copyright non c'è più. Niente, adesso volevamo appunto distribuire a chi ha dato una mano concreta per questa, all'associazione Tramvai, se c'è una. Beh,
all'associazione Tramvai per il grande lavoro, di montaggio. No, di qua, di qua. Vabbè, comunque la motivazione è per il grande lavoro di montaggio, custodia ed organizzazione della mostra. Allora, Barbieri. Disciplinato. Per i suggerimenti e il supporto morale, che quest'anno è stato impegnativo ed ci voleva proprio il loro supporto morale. Grazie. All'architetto Merlotti, professionista in gamba, che ha dedicato il suo tempo per la mostra gratuitamente e davvero ci ha messo proprio l'anima e non solo la sua professionalità. Grazie mille. Grazie. Al collegio arcivescovile, qualcuno che viene a rappresentare il collegio arcivescovile? Al rettore, gli insegnanti e gli studenti per lo stimolo a realizzare nuove occasioni di cultura e scoperta della nostra storia. Grazie. No, già fa. No. Adesso Giuseppe Radice c'è, no, l'ha preso il... Dopo facciamo una foto tutti insieme con... C'è per caso Giuseppe Radice? È arrivato? No? Allora, Antonio Turconi, che è venuto alla ribalta in questi ultimi anni per il suo libro, lo studio di 2 anni che ha fatto sulla contrada di San Cristoforo. Lo ringraziamo appunto perché da Sarunata di San Cristoforo ha fatto questa grossa ricerca, lasciandoci appunto un libro, un capolavoro che è stato pubblicato grazie appunto al contributo suo, di tante associazioni della società storica. Poi alla Società Storica Saronnese, c'è qualcuno della Società Storica? Per la collaborazione messa a disposizione di documenti di notevole interesse storico, la raccolta Zerbi, che troverete anche nelle immagini della mostra. Piero Vellini, che può spostarsi. Per la passione con cui rende disponibili nel tempo, con la sua cinepresa, le immagini, i luoghi, le storie, la vita della nostra città. Grazie. Ecco, questo è un ottimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato, sia per quanto concerne le associazioni appunto che rendono possibile la realizzazione insieme col comune di questa manifestazione, che è appunto la sua quarta edizione, intesa poi però ogni edizione ha un argomento differente, e poi gli sponsor che contribuiscono a sostenere le spese in parte, appunto la ditta Redal, l'associazione ex allievi del collegio arcivescovile, la cooperativa agricola culturale della Cassina Ferrara, l'assicurazione italiana assicurazione, le Acace, la Grafos, l'azienda agricola Piuri e il salumificio Levis. Quindi veramente un grazie di gran cuore, proprio perché rendono possibile il sostegno delle spese, quindi la realizzazione anche grafica e di tutta la documentazione che abbiamo. Grazie. Ultima cosa, volevo ricordarvi che c'è l'ufficio postale per chi è interessato per l'annullo, per la mostra è disponibile il catalogo, e poi i ragazzi del corso della ristorazione scolastica, aspetta, devo leggere, scuola, istituto, enogastronomico e per l'ospitalità alberghiera Castelli, il salumificio Levis e l'azienda agricola Piuri offrono il rinfresco che troverete poi fuori. La mostra è aperta, spero che sia di vostro interesse, ci sono tanti documenti interessanti, magari non basterà oggi per vederla, su tante cose bisogna soffermarsi. La mostra è aperta fino al 3 di novembre
e quindi niente, avete tutto il tempo per potervela vedere. Poi ultimo appuntamento, do la parola alla dottoressa Saccardo. Sì, giovedì 24 ottobre, ricordiamo che nella sala del Bovindo a Villa Gianetti, in via Roma 20, ci sarà una conferenza del professor Giuseppe Nigro dal tema l'abitazione contadina nell'alta pianura asciutta. È proprio una ricerca appunto fatta appositamente per questo evento, ecco, per cui siamo. Ecco. Ora seguirà la premiazione degli studenti. Ecco, è il momento. Tramvai, quindi nella. Sì, perché se no Allora, ha lavorato tutti, ma hanno lavorato anche gli studenti dell'Arcivescovile. Però voglio dire una cosa prima di premiarli. Questa mostra, che chiude la quadrologia della storia di Saronno, abitare, studiare, lavorare, la campagna, il Presidente ha ritenuto di ricordarla con un qualche cosa di diverso. Cos'è questo qualcosa di diverso? Intanto ringraziamo il signor Sindaco che si è prestato a firmarli tutti. Abbiamo deciso di fare la busta del primo giorno, quindi col tempo si ricorderanno anche che questa mostra ha chiuso questa quadrologia, ma ha dato anche l'impronta di cosa ha voluto dire la campagna a Saronno. Ecco, adesso cominciamo con la premiazione di questi ragazzi, sperando che ci siano tutti. Allora, il libro che c'è sul nome. Allora, cominciamo con Basilico Matteo. Grazie. Grassi Matteo. Acquatti Simone. Non c'è? Mettetelo via. Branca Antonio. Faverzani Luca. Faverzani Luca, non c'è? Non c'è. Giudici Matteo. Non c'è. Repetti Francesco. Scolari Federico. Tirinnanzi Riccardo. Viscardi Matteo. Viscardi Matteo. Grazie. Bianchi Andrea. Conte Pasquale. Favrin Alessandro. Matteo Pasquale. Riccelli Matteo. Stoppa Marco. E Villa Daniele. Bene, noi li abbiamo premiati tutti, già fatto. Li abbiamo premiati tutti. Sì. Grazie. Adesso diamo. Ecco. Allora. Signor Sindaco. Allora, ricordo di questa mostra. Dentro troverà il libro e troverà tutto il resto, una medaglia, che abbiamo voluto farla in un modo particolare. Tira fuori che voglio. Sì. Ecco, la medaglia è questa. Diversamente dalle altre, abbiamo voluto farla su vetro. Oh, che bella. E quindi sarà un ricordo di questa mostra. È una. La vita contadina. Sì, la vita contadina è fatta su vetro e quindi abbiamo voluto dare un'impronta diversa anche su questo, a questa mostra che chiude appunto la quadrologia. Grazie. Poi che abbiamo? L'assessore Cavaterra. È la stessa uguale. Allora voi. Grazie.
La dottoressa Saccardo. Eccola. A lei. Grazie. Grazie. L'architetto Merlotti. Sì. La scuola, ragazzi, la scuola, il professor Beato. Bene. Grazie. Galli. E non poteva mancare il professor Galli. Bene. Grazie. Il rettore non c'è. Ecco, ce l'avevo che per il rettore, ma il rettore non ce la ritirerà qualcheduno che se la ritira magari la signora Patrizia. Ecco, dulcis in fundo, chi ha lavorato veramente tanto, Patrizia Rinaldi. Ecco lei. Bene, abbiamo terminato se non sbaglio, no? Una parola ai contadini. Una parola sui contadini. E contadini, ringraziare i contadini di Sarone. Certo, allora, qui seduto vicino a noi abbiamo Antonio Monti, detto Bigini. Bigini il papà rappresenta i contadini, che non ci sono più quasi, ormai sono spariti tutti. Mi pare che c'è il figlio che fa ancora il contadino. Dovete sapere che loro avevano una cascina in via Morandi e lì per tanti anni hanno fatto i contadini, suo papà, lui e tutti la sua generazione. A un certo punto hanno tentato di acquistare questa cascina, ristrutturarla e farla restare una cascina per lavorare la terra. I proprietari non gliel'hanno permesso e a quel punto nel 1982 anche la famiglia Monti, detta Bigin, ha dovuto smettere l'attività. Comunque noi ricordiamo lui per ricordare tutti quelli che hanno lavorato a Saronno come contadini, perché dobbiamo sapere, soprattutto i giovani, che se noi siamo qui così è perché c'erano i contadini. Senza la terra non si va da nessuna parte e la dimostrazione sta dando ancora oggi che molta gente torna alla terra. Caro Monti, grazie. Questa è la medaglia in ricordo che gli competerà. Ancora. Poi. Anche all'Aurelio. Sì, Aurelio, l'abbiamo, caro Aurelio, l'ho intervistato e troverete la registrazione giù da basso in cui lui racconta la sua storia. Anche lui, la sua famiglia hanno fatto i contadini. Non lo fanno più di sicuro adesso perché ormai è tutto terminato, ma nella sua mente c'era la storia che ci ha raccontato e che la troverete giù da basso. Grazie Aurelio. Grazie. Grazie mille. Bisioli. Bisioli, dov'è? Giampiero. Vieni qua. Allora, noi ci conosciamo, siamo venuti grandi assieme alla Stella. Anche lui ha lavorato a fare il contadino ai tempi, poi contadino lavoratore, e che anche lui a un certo punto era la sua cascina, la cascina Negretti, che era in via Fiume al 10, ora non esiste più niente, è scomparsa anche quella, ma lui è rimasto a raccontarci la sua storia e anche lui l'ho intervistato, troverete la registrazione giù da basso, il quale racconta cosa faceva e che poi alla fine anche lui ha dovuto smettere perché il tempo e la possibilità non permetteva più di lavorare la campagna. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie. Bene, adesso. Piuri, il Piuri. Ecco, Piuri, signor Piuri c'è? No, c'è la. No, c'è la moglie. C'è la moglie? La sorella, non so. Chi è che c'è? La sorella. La sorella. Ecco. Ecco, anche Piuri. Piuri, ecco, il Piuri c'è ancora, Per andare alla cascina Colombara. Il Piuri esiste ancora, lavora la terra. Quando passo sento cantare le galline, Comunque, ecco, è il faraone, ecco, è uno dei pochi che è rimasto ancora a lavorare la terra. Noi lo ringraziamo per aver contribuito anche lui a costruire questa mostra. Lo premiamo e glielo diciamo grazie. Grazie a voi. Poi, grazie. Ecco, la Tuada. Allora, non sei contadino, il papà, allora, il papà ha fatto il contadino, certo. Si trova anche lui alla Colombera, Colombara, Colombera. Hanno una
floricoltura, no? In cui spesso anche voi andate a prendere i fiori. Questo dimostra l'attaccamento alla terra. Questo certo. Dimostra l'attaccamento alla terra. Con le radici. Le radici. Giuseppe Radici, le nostre radici della terra. Lui continua, anche se il papà non c'è più, ma loro continuano l'attività che il papà faceva, dà la dimostrazione che comunque la terra è quella che ci mantiene. Grazie, grazie. Alla tua. Grazie. Bene. Abbiamo terminato, grazie a tutti, la mostra è aperta e potete visitarla, grazie, grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.